Allora, altro giro, altro regalo, quindi se mi vedete vestita così anche in un altro video che non so se caricherò prima o dopo questo, eccetera, comunque mi vedrete in due video vestita così, è perché ovviamente cerco di concentrare in un'unica serata più video. Allora, questo come avete visto dal titolo è il video dedicato ai prodotti finiti che ho messo chiaramente su nel corso del tempo e finalmente sono riuscita a registrare i video. Come al solito, borsa di Tezeni, se mancavi, lo sapete, stracolma, strapiena, però partiamo perché sennò non ce la facciamo. Allora, ho finito queste salviettine qui prese alla Coop, veramente pagate veramente niente, con queste scatoline qui di ombretti. Diciamo che, siccome me le vedete già, diciamo, già siccome me ne vedete già un'altra scatola, vuol dire che mi sono trovata bene. Sì, nel senso che sono salviettine semplici semplici, sono salviettine che io tengo sulla mia vanity table, diciamo così. Quindi quando magari ho da provarmi qualcosa, ok, poi vado lì con la salviettina, semplici Kleenex, niente di particolare. Mi sono piaciuti, sì. Poi ho finito questo, da idea ce l'ho fatta. Questo latte detergente qui della Garnier, della linea Essential, elimina trucco anche waterproof, adatto alle pelli secche e sensibili, all'estratto di rosa, viso e occhi, eccetera. Allora, onestamente questo struccante devo dire che per gli occhi non mi va bene, perché comunque anche quello waterproof a me non lo elimina. Cioè, nel senso, io ho degli eyeliner, soprattutto quello di Kiko in gel, che è veramente persistente, se ne sta lì finché voi non andate a togliere con un bel bifasico. Questo non lo strucca nemmeno, no, per niente. Però per il viso è buono. Come profumazione non mi dispiace, è delicata, niente di che. Comunque fa il suo lavoro, però io per sicurezza sempre passo sempre un pochino poi di acqua micellare dopo, onestamente, perché non mi fido, non lo so perché. Io non so se vi capita anche a voi ragazze, però dei latte detergenti io non, a volte, nonostante che mi piaccia il fatto di poterli utilizzare, nel senso perché li trovo molto più nutrienti, per esempio, di un'acqua micellare, però, e li vorrei utilizzare, però non, se, cioè, non mi fido mai, perché ho sempre paura che il latte detergente non arrivi a struccarmi in profondità. Forse sarò scema io, nel senso, forse è una cavolata. Però mi fido di più di un'acqua micellare, nonostante mi renda conto che forse per la mia pelle sarebbe meglio utilizzare un latte detergente, perché avendo la pelle secca in determinate zone, magari il latte detergente me la va a nutrire, soprattutto calcolando il freddo di questi mesi, che è, appunto, essendo dicembre, poi ci sarà già da affrontare gennaio e febbraio, che saranno dei mesi freddi. Struccare con latte detergente è più una coccola rispetto a un'acqua micellare, che la vedo un po' più adatta ai mesi caldi estivi. Però non lo so, siccome io non mi fido magari dei latte detergenti, allora continuo a utilizzare l'acqua micellare. Se voi ragazze conoscete qualche latte detergente valido che magari utilizzate e vi rendete conto che vi strucca strabene, ditemelo nei commenti, che io veramente sarei veramente contenta, perché a quel punto proverei anche quelli. Quindi lui, abbiamo detto. Poi ho finito sempre per lo skincare questo latte, se buonanotte, questo struccante bifasico di Garnier, il 2 in 1. Però vi faccio, cioè, per farvi capire quanto non ho tempo di niente, cioè questo l'ho finito, però nel frattempo, nel corso del tempo, ne ho acquistato un altro che ho quasi finito anche quello, cioè fra un po', sicché voglio dire, vi potete immaginare da quant'è che metto su cose che poi non sono riuscita poi a farvi vedere ancora. Quindi buono, è lo struccante quello bifasico che fortifica le ciglia, strucca senza sfregare, delicato, non lascia il film grasso, eccetera. Mi è piaciuto, è quello viola e bianco da agitare, mi è piaciuto un sacco. Ok, poi ho finito anche questi dischetti qui di Shaka. Sono quei dischetti, quelli grandi, sono 60 quadrotti, struccanti, 100% di puro cotone. Allora, li ho pagati, se non erro, 1,50 euro, forse, non mi ricordo, forse 1,50 euro, l'ho presi da Coin. E devo dire, ragazzi, che mi piacciono veramente tanto, cioè penso che li acquisterò perché mi sono piaciuti, anche perché hanno una parte, no, quella zigrinata, diciamo, quella intagliata leggermente, che va a sportare più, diciamo, il grosso del trucco, e poi l'altra parte invece quella normale più liscia. Mi sono piaciuti veramente tanto, devo dire. 1,50 euro però ho speso bene, perché comunque poi sono belli grandi, quindi riuscite con due o tre a fare tutto il viso.
Poi tutto dipende da quanto siete truccati, ovviamente, magari io mi trucco un po' di più, quindi comunque per toglierlo ho necessità di utilizzarne quantomeno tre per essere sicura di averlo struccato tutto il viso. Poi magari a voi ne basta uno o due massimo. Ho finito anche questi dischetti qui, scusate se sentite un po' di confusione, ma mia sorella, che forse, a parte forse non riuscite a sentirlo perché metterò sicuramente la musichina di Natale, però nel caso è mia sorella che si sta asciugando i capelli con il phon. Allora, questi dischetti qui, sempre quelli quadrati, grandi, della Gardenia. Questi qui pagati di più, devo dire la verità, però, allora, sono 50. Allora, devo dire che sono di una morbidezza infinita. Cioè, pagati di più e li ho comprati quando ero, come si dice, a Pisa per qui, nel senso, cioè, non avevo possibilità di andare. Diciamo in italiano corretto, Chiara, cioè, evitiamo questi, cioè, questo proprio, ecco, vernacolo, ecco. Comunque sì, dialetto proprio stretto. Allora, siccome non avevo possibilità di andare al supermercato a prendere magari quelli cotoneve eccetera, passavo davanti alla Gardenia e li ho trovati e ho detto vabbè, mi servivano, se altrimenti non sapevo come struccarmi, li ho presi. Li ho pagati un pochino di più, però devo dire la verità, sono veramente ottimi e morbidi. Magari non li andrò a riacquistare, perché comunque con una bustina, cioè col costo di uno, ce n'è un pro due di un'altra marca, però devo dire che il suo dovere lo fanno e anche bene. Poi ho finito lo stick Aven, il burro cacao Aven, oramai lo sapete ragazzi, è uno dei miei preferiti, mi ci sono trovata strabene, l'ho comprato in farmacia, costicchia, però lascia le labbra super morbide, idratate anche per ore, quindi mi piace veramente tanto. Poi ho finito questo deodorante Enfasi, l'ennesimo, perché lo riacquisto di continuo. L'unica cosa che mi dà noia di questo qui, cioè non che mi dà noia, che però noto, è che comunque a volte le maglie magari hanno all'interno un pochino, leggermente, quella sorta di film dovuto a quando voi sudate e rimane un pochino sulla maglia. Però all'interno, non è che si nota all'esterno, però all'interno rimane quella pellicolina. A volte, se magari una maglia magari la usate un giorno, magari la usate per 2 ore, magari il giorno dopo la riutilizzate per altre per 2 ore, quindi vi date il deodorante sia un giorno che l'altro, magari poi dopo trovate questo microfilm, se poi sudate, ok, all'interno della maglia, ma non che si vede al tatto, e lascia questo residuo che vabbè, però niente di particolare. A me piace tanto soprattutto perché comunque fa il suo effetto, nel senso fa il suo dovere, fa quello che deve fare, e mi piace un sacco perché comunque dura veramente tanto, da 15-24 ore, però non dura 24 ore, però comunque è buono, fresco, mi piace tanto perché dà proprio l'effetto del dopo doccia, mi piace veramente un sacco. Ho terminato anche questo balsamo qui, Sole Mare, della linea Alpha Parf Milano, e è un after sun, vabbè, che qui dice vabbè, crema nutriente districante, la chiamano after sun perché sarebbe adatto appunto nei periodi estivi, quando comunque laviamo capelli, andiamo al mare eccetera, e quindi il capello magari è più sfibrato perché appunto va a nutrire molto. Io infatti l'ho comprato, se non mi sbaglio addirittura mi è durato, sì, dall'estate, ma forse anche prima l'ho acquistato, e niente, insomma mi è durato un sacco, anche perché ne va usato proprio pochino, e l'ho comprato dal mio parrucchiere, buono, mi piace molto, anche se io ne ho acquistato un altro un pochino più economico, perché questo qui, cioè, è molto buono, però mi rendevo conto che soprattutto negli ultimi tempi tendeva a ungermi un pochino i capelli, anche se lo applicavo sulle punte, però comunque un pochino, è molto nutriente, quindi se avete i capelli che magari i miei capelli sono, cioè, di sicuro non secchi, cioè, ho capelli grassi, anche se comunque non da subito, cioè, io li lavo due volte la settimana, però questo comunque mi accentua un pochino, ecco, in maniera più rapida, ecco, mi fa venire comunque l'oleosità sulla cute, diciamo, un pochino prima rispetto ad altri balsami. Poi ho terminato come ultimo prodotto questa crema qui che mi aveva regalato mia sorella, me l'ha portata, buono, me l'aveva portata quando era andata in Puglia, di Pupa, si chiama Mrs. Peggy Fresh Fruit, perché la mia è stato di Lampone, è una crema corpo idratante e protettiva, devo dire un profumo di Lampone, cioè che sono le sette meraviglie, sofficissima, super idratante, lasciava un profumo esagerato, se la trovate compratela perché è veramente buona, non so quanto l'abbia pagata, ma comunque come tutte le creme
pupa, comunque insomma ha un costo comunque medio, niente di particolare. 10 minuti ho messo, ecco, stavo guardando. E niente ragazze, quindi video velocissimo con i prodotti finiti, pensavo di metterci un po' di più, in realtà vi sono stata brava, non vi sto lì che poverine, già vi impiccate, già, a volte faccio video lunghissimi come il precedente, però ragazze a volte ve l'ho detto, cioè per me è un modo per chiacchierare con voi, soprattutto ora che non riesco a registrare video molto spesso e siccome appunto mi mancate, quando magari mi trovo davanti alla telecamera mi viene da spendere qualche parola di più, non riesco a fare video super veloci come a volte vedo, io sono abituata a chiacchierare e magari ci sto un po' di più, quindi abbiate pazienza ragazze, cerco di essere più concisa possibile. E niente bimbe, io vi mando un grosso bacio come sempre, non so quando riuscirò a caricare questo video, oramai lo sapete ragazze, il tempo è quello che è. E niente, noi ci rivediamo come al solito al prossimo video, per qualsiasi cosa ragazzi scrivetemi, lo sapete, tutti i miei link, nel senso a tutti i miei social e tutto, sono elencati nell'info box, quindi trovate tutte le informazioni lì, per qualsiasi cosa ragazzi scrivetemi, lo sapete, io rispondo sempre, anzi mi fa uno stragrande piacere quando mi scrivete, perché comunque ci conosciamo, io a tante ragazze ho imparato a conoscerle, ho imparato a conoscere Nick e tutto, per cui insomma siete un po' diventate parte della mia vita. Io vi mando un grosso bacio come sempre, ci rivediamo come al solito al prossimo video. Ciao ragazze!